Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video trash escrementizio. Un video trash escrementizio tecnologico. Prima di cominciare, mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link, come sempre. Tempestate di like, questo video a bomba. Il mio Instagram ve lo infilzo di forza e prepotenza qui, mi raccomando, stalking anche su Instagram. È il video che andremmo oggi a visualizzare. Stavolta ho messo l'intercalare futuro anteriore prossimo. Un video che si intitola il mio nuovo iPhone XS. Via! Salve bimbi minchia che non siete altro. E lo sapevo, io lo sapevo che era lui. È ritornato più forte che mai. Sono sempre io, il King di YouTube Italia. No, veramente tutti sanno che il King di YouTube Italia sono io. Il King. No, il King. Il King sono io, non tu. Io sono il King. Signore e signori, visto che è uscito l'iPhone XS, metti la S alla fine, se no sembra un altro cellulare. Un riccone come me non poteva non averlo. Io mica sono povero come voi. Ma non è giusto però che ci tratta così. Perché dice che noi siamo poveri? Anche se lo siamo davvero. Lui logicamente è ricco, mi comprò l'iPhone XS. Se era povero si comprava il Nokia 3310, quello di una volta, no? Che si può usare anche come arma, per esempio. Cioè, se voi prendete il Nokia 3310 e lo date in testa a una persona, gli spaccate la testa. Bimbi di merda. Però non mettere il dito nella piaga. Vi faccio vedere l'iPhone X. No, vabbè, ci crediamo che te lo sei comprato. Tranquillo, non c'è bisogno che ce lo fai vedere. Io mica sono povero come voi. Ma che cacchio. Ma veramente. E non ridete. Mi sente? Cioè, ci sente? Io stavo ridendo prima, raga, e non ridete, dice. Mi sente? Perché questo iPhone X l'ho pagato più di 2 soldi. Cioè, ma allora me lo posso comprare anch'io, scusa? No, raga, perché forse anche io ce li ho 2 soldi. Devo controllare. Ce li ho! C'ho 2 soldi! Anzi, ne ho 3! Raga, c'ho 3 soldi! Un pezzo di 1 euro e 2 pezzi da 10 centesimi. Quindi mi avanza un pezzo, perché con 2 soldi compro l'iPhone XS anche io, no? Ora me lo compro anche io! Signore e signori, è entusiasmante. Ma quello non è l'iPhone XS! Quello è l'iPhone 4S! Vedere l'iPhone X in tutte le sue potenzialità. Ma ci sta prendendo, dimmi la verità, ci sta prendendo per il culo? Come vedete lo schermo è molto grande. Raga, ma veramente è convinto di aver comprato l'iPhone XS? No, perché l'avranno fregato. Ma l'avranno fregato alla grande. Ora ho capito perché l'hai pagato 2 soldi. È tutto schifo, veramente, ma di brutto. È tutto schermo e plastica. No, c'è della plastica in quell'iPhone? Ma io pensavo che l'iPhone fosse fatto di terracotta. Ma veramente c'è plastica in quell'iPhone? Per dinci bacco, che scoperta entusiasmante. Porca miseria. Si chiama iPhone X perché c'ha Siri. No, veramente Siri lo puoi mettere in qualsiasi cellulare. Perché è iPhone X perché c'è Siri. Ma da dove stracacchio l'hai collegato il fatto che perché c'è Siri si chiama iPhone X? È stata una nuova invenzione Siri che adesso vi andremo a visionare. Ciao Siri. Buongiorno Lucia. Raga, che ha detto? Risentiamolo. Buongiorno Lucia. No, ha detto proprio buongiorno Lucia. Ma tu scusami, non ti chiamavi Vincenzo Ruggero? O ti chiami Vincenzo Ruggero Lucia? Non lo sapevo che ti chiamavi Lucia. Come vedete quest'iPhone è ritardato perché mi ha chiamato con il nome di mia mamma. Scusami Ruggero, cioè te lo dico proprio con sincerità. Dici che sei ricco, sei sicuro che quel cellulare è tuo? O gliel'hai fregato a tua madre? Però va bene, avete capito? Sì, sì, abbiamo capito perfettamente, abbiamo capito. Questo è l'iPhone X. Come vedete ha le applicazioni, ha Siri, è molto resistente. E qui c'ha una mela morsicata. Piano, mamma porca miseria, ma levatelo dalla bocca quel microfono. Perlomeno mettelo a una distanza decente. Questo non è un iPhone XS, questo è un iPhone Ictus. Se fai così all'improvviso ci viene un infarto, arriviamo per terra lunghi. Io spendo miliardi e mi date una mela! Raga, vi giuro, avevo capito, io spendo miliardi e mi date una merda. Però avevo capito male io, comunque. L'audio a volte si sente strano, non si sente bene. Un pollo, no? 2 patatine, magari. Una mela.
Tanto per dire, mettiti a dieta che sei grasso. Ma che cacchio di discorso contorto? Cosa c'entra il fattore della mela del pollo, del fatto che è grasso? Che vuol dire? Cioè, allora perdonami, il simbolo della Nike, per esempio, che è uno scorpione, che vuol dire che ci mangiamo gli scorpioni? Che è questa mela? Pure morsicata, e se c'è il verme dentro? No, e se c'è il verme te lo cambiano, no? Scusami, se tu compri un iPhone e vedi che nella mela c'è il verme, è normale che lo prendi, glielo dai e te lo cambiano, no? Quindi, che dire, questo iPhone fa anche le fotografie? Cioè, ragazzi, siamo proprio nel futuro. Compratevelo. Non chiedete soldi a me. Fa anche le foto belle. Ora mi faccio un selfie. Raga, da notare il selfie che si va a fare, eh? Cioè, come se lo fa, tra l'altro, il selfie con la lingua di fuori? Da bravo bimbo minchia, me lo voglio fare anche io un selfie sexy. Vaffanculo, iPhone! Minchia, non gridare! Il microfono a distanza! Tienilo a distanza, quel cacchio di microfono! Un infarto ogni 2 secondi fai venire con quel cacchio di microfono! Usa il microfono dell'iPhone 4S, semmai! Non usare quello! Ci scoppiano i timpani! I jumpscare ci sono in questo video! Raga, ditemelo, non lo so! Guardatemi, donne! È arrivato l'arrotino ed ombrellaio, ripariamo anche le cucine a gas. Sono no, bellissimo! Porca quel microfono, te lo devi levare dalla bocca, lontana quel microfono, devi tenere, ce la fai a mantenerlo a una certa distanza, non devi sfolare né troppo avanti né troppo indietro, ok? Rimani fermo lì, il micro, tienilo fermo in qualche punto. Perché te lo infili in bocca per quel microfono che poi veramente ci vengono gli infarti? E basta! Potete anche telefonare, ora chiamiamo il 911. No, devi chiamare il 118. Chiama il 118, fidati che può servire di più. 118! La polizia. E grazie al cacchio, chiami il 911, è normale che ti risponda la polizia. Ti dovevi preoccupare se chiamavi il 911 e ti rispondeva la pizzeria. E beh, io vi saluto, andatevene a fanculo. Grazie, grazie, gentilissimo. Un saluto caloroso anche a te, caro. Ragazzi, questo video di merda, trash, escrementizio, tecnologico finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like. Questo video, come sempre, e come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una. È veramente la morte civile. Questa è benzina. How about the volume?